siamo stati in concomitanza con vari comizi delle altre liste, quindi questo è già un messaggio bello, perché il comizio è l'espressione migliore di fare politica e di raccontare il proprio programma politico, quello che andremo a fare noi questa sera. La peculiarità di Cerrisi, a mio modesto parere, è l'atmosfera di questo antico borgo. La location di Cerrisi può e deve, nel momento in cui vinceremo le elezioni, essere parte integrante per la rinascita di Decollatura. Vi spiego perché. Tra i punti fondamentali del nostro programma c'è il paese albergo. Il paese albergo in quasi tutta Italia è uno dei punti cardine dei comuni che hanno portato avanti questo progetto, e anche Decollatura deve essere proiettata all'innovazione. Quindi, se io vado a pensare che in parte tutto il nostro paese, tra questi bellissimi paesaggi che abbiamo e soprattutto le frazioni le frazioni di Decollatura, guardando San Bernardo, Cerrisi, Adame e Casenove, possono essere un punto cardine per la creazione di un albergo diffuso, quindi poter portare gente di fuori da noi, perché è fondamentale creare qualcosa di diverso e non sempre qualcosa di stabile. Bisogna dare un messaggio innovativo per la crescita di un paese. Allora, quando noi nel programma parliamo di paese albergo, parliamo di una novità. È ovvio che a passo dell'innovazione con la tradizione. Quindi dare la possibilità di promuovere il prodotto tipico decollaturese, ma in modo diverso. Ricordiamoci che non siamo più nel 1970, ma siamo nel 2018, e ci sono dei mezzi alternativi ed efficienti che possono dare una risposta immediata per la crescita del paese. E noi a livello di rete, di web, siamo molto avanti, e anche nell'aspetto che riguarda l'agricoltura abbiamo intenzione di promuovere il prodotto tipico nel migliore dei modi, non solo con la creazione di mercati e di fiere, ma anche dando la possibilità al produttore di poter far conoscere il prodotto locale decollaturese non solo nella nostra regione, ma anche al di fuori, la regione Calabria, sino ad arrivare a fuori nazione. E questo lo possiamo fare perché abbiamo i contatti giusti per far accadere tutto ciò. Non deve rimanere Decollatura isolata dal mondo, dobbiamo dare un'espressione abbastanza innovativa, perché la crescita e il cambiamento devono portare anche a questo, devono camminare di pari passo nel mondo in cui viviamo. E vedete, io credo che il programma che abbiamo portato a termine sia un programma abbastanza elaborato e ovviamente mirato a un aspetto diverso rispetto agli altri, che è quello della cosiddetta innovazione. Ecco, come ho detto prima, la tradizione che cammina di pari passo con l'innovazione devono essere quel connubio vincente per far ripartire il nostro paese, che in questo momento è in una fase di stand by, è bloccato. E quindi la promozione di fiere, la promozione di vari eventi sono parte essenziale della programmazione del progetto Lista Unica. Perché vedete, gli eventi sono essenziali per far ripartire Decollatura, perché il turismo deve essere il punto cardine per la ripartenza del nostro paese. Creare turismo vuol dire fare economia e di conseguenza vuol dire produrre lavoro. E quindi bisogna utilizzare tutte le strutture comunali presenti nel nostro paese, partendo dall'area polifunzionale, dove sarà possibile creare dei vari mercatini
per dare la possibilità ai produttori di promuovere quello che loro creano e fanno. E questa promozione dei prodotti tipici deve essere poi, come dicevo prima, esportata al di fuori del nostro paese. Bisogna creare degli eventi che portino a decollatura gente, economia, tutto ciò per dare la possibilità di creare quella piccola forma di lavoro che è importante soprattutto per i giovani, perché noi dobbiamo dare una risposta a tutta la comunità, ma soprattutto ai tanti ragazzi che hanno deciso di rimanere a decollatura, e rimanendo a decollatura hanno dato un segnale di amare il proprio paese, e noi per questi ragazzi dobbiamo iniziare a dare qualcosa, a creare qualcosa, e il mondo ci dà una risposta. Si va avanti in tutto, si va avanti nella tecnologia, e ogni paese deve essere pronto ad affrontare un nuovo modo di saper fare amministrazione. Deve essere un'amministrazione tesa ai problemi reali della comunità, quindi bisogna dare delle risposte sull'ordinario, e queste risposte le danno tutte e quattro i programmi delle liste. Però bisogna anche osare e creare qualcosa di innovativo affinché si possa dare altro e creare quella fonte che è la fonte di turismo che deve apportare dei miglioramenti al nostro paese. Allora le capacità noi le abbiamo e abbiamo la possibilità di fare tutto ciò. Se penso che qualche mese fa abbiamo creato un'applicazione per ogni smartphone, lo smartphone lo abbiamo tutti, che è l'App Deco, un'applicazione basata e fondata sui servizi di decollatura. Ecco, vedete, io vi dico questo per farvi capire il passaggio importante, grazie Giuseppe, il passaggio importante che ci deve essere oggi in quest'era, che è l'era del web. Tutti stiamo facendo ad esempio le dirette per poter dare la possibilità a chiunque di vedere i comizi, ma questo deve andare avanti. Hanno copiato da noi, è vero, abbiamo iniziato noi e le altre liste ci hanno seguito, e questo ci fa piacere, caro Mario, perché è importante che tutti possano accedere e vedere i comizi delle liste. Vedete, io batto sempre su questo punto, per me è fondamentale per la crescita di un paese, perché possiamo parlare dei servizi, possiamo parlare delle buche, possiamo parlare della spazzatura che funziona, ma ci sono stati dei problemi nei mezzi, e questo credo sia a conoscenza di tutti. Però io non posso venire questa sera a Cerrisi a parlarvi di buche, di spazzatura e di pali della luce, altrimenti nell'epoca in cui viviamo sarebbe ridicolo venirvi a proporre un programma elettorale del genere. Ma la cosa più tragica è che questi programmi delle volte sono proposti da giovani. E allora questo è sbagliato. Ad una comunità è sottointeso che bisogna dare i servizi. È sottointeso che una futura amministrazione deve garantirvi i servizi. Ma poi una futura amministrazione deve darvi la possibilità di vivere degnamente nel vostro paese. Dobbiamo dare la possibilità di far conoscere il nostro territorio ai paesi limitrofi, con progetti seri e progetti all'avanguardia, come il paese albergo, perché il paese albergo è indispensabile per le location fantastiche che abbiamo a decollatura. Puntare sull'agricoltura è fondamentale, ma bisogna puntare sull'agricoltura dando però spazio al mondo in cui viviamo, perché i prodotti tipici devono essere, bisogna farli conoscere ancor meglio fuori dal nostro paese, altrimenti rimangono vincolati qui. È fondamentale fare le fiere, proseguire a fare la fiera del 20, a migliorarla, la fiera di San Martino, la fiera di primavera, la fiera della montagna,
sono degli eventi che la nostra amministrazione al momento dell'insediamento inizierà a portare avanti subito, perché vi dobbiamo dare delle risposte immediate, perché avete ascoltato sino ad ora dei programmi, permettetemi, standard, sembrano scaricati su Google, validi per ogni comune del mondo, non dico d'Italia, del mondo. Bisogna dare altro, bisogna che voi pretendiate altro, e quest'altro noi ve lo stiamo proponendo. È vero che il comune è in una fase di predissesto, questo non lo può negare nessuno, però io volevo invitare anche le altre liste a far notare una cosa ai cittadini. Uno dei problemi più seri che c'è a Decollatura è questa discontinuità gestionale che da anni fa del nostro paese una quasi, non voglio utilizzare un termine abbastanza forte e quindi cerco di trovare un sinonimo veloce, una discontinuità gestionale che fa da padrona nel nostro paese. E allora, come ben notate nel nostro programma elettorale, c'è nei primi punti un punto molto importante ed è fondamentale per tutti voi. E siamo gli unici ad averlo scritto. Discontinuità gestionale con attribuzione nell'immediato della responsabilità dei servizi al sindaco ed al vice sindaco. Perché questo risparmio annuo di 12.000 euro sarà destinato a tutte le feste patronali del nostro paese. Sintetizzo, se c'è un predissesto, iniziamo a togliere qualcosa e ad assumerci noi queste responsabilità. E sono già 12.000 euro annui che leviamo a chi in questi anni sta gestendo il nostro comune. E poi li diamo alle feste patronali. Quindi io sono qui a Cerrisi e ieri ho ascoltato il comizio della lista Decollatura Rinasce, c'è un caro amico che è Antonio Maletta, che è un cerrisaro doc ed è una persona che si è data da fare sempre per Cerrisi, e sono felice, una volta vinte le elezioni, di poter dare i 3.000 euro che spettano a Cerrisi, essendo lui comitato festa, per poter fare la festa patronale. E vedete, questo è importante, queste cose vanno dette, perché altrimenti di cosa stiamo a parlare? Dobbiamo basarci sui programmi? Benissimo, io prendo quello dell'altra lista e andiamo a parlare di che cosa? Della spazzatura. Ma che vogliamo ritornare ai bidoni? I bidoni della spazzatura c'erano negli anni 90, dobbiamo andare di pari passo, perché quelle sono idee innovative, quelle proposte dall'altra lista. Vi dobbiamo attaccare, e uso l'attaccare virgolettato assolutamente, altrimenti qui succede poi un caos, vi dobbiamo attaccare su quello che voi proponete per far ripartire il paese. E di cosa stiamo parlando? Nessuno ha fatto attacchi personali a nessun candidato sindaco, perché noi, forse delle volte, io sto prendendo un po' da Mario, gridiamo. Però siamo educati, l'attacco personale è quando attacchi una persona a livello personale. Noi abbiamo attaccato dei gruppi politici per delle scelte, perché abbiamo voluto evitare di attaccarli sul programma. Ma se dobbiamo parlare di quello che propongono, evitiamo proprio. Perché alcune cose che vi stanno proponendo sono irrispettose nei vostri confronti. Perché se voi leggete quello che noi abbiamo intenzione di realizzare nei prossimi 5 anni, potrete tranquillamente notare che tocchiamo varie tematiche serie, tematiche legate all'ordinario e tematiche che iniziano ad essere abbastanza nuove, alternative, perché è fondamentale stare di pari passo con i tempi. Trattiamo la tematica del sociale perché è fondamentale, come in ogni comune è fondamentale parlare di sociale, dare la possibilità ad ognuno di voi di poter vivere la quotidianità nel migliore dei modi. Parliamo di anziani,
e io sono la dimostrazione palese. Negli anni ho fatto un servizio navetta in tutto decollatura, criticato ma realizzato, e allora posso e mi prendo il lusso di parlare di questo. Noi ci prendiamo il lusso di proporvi qualcosa di serio, qualcosa che faccia ripartire nell'imminenza decollatura, altrimenti dobbiamo rimanere fermi per altri 5 anni a vedere altri che gestiscono il nostro comune. Perché io non vado al comune a fare certificati, a firmare carte d'identità. Noi andiamo al comune per farlo ripartire, e lo facciamo ripartire subito dandovi delle risposte concrete. Basta leggere i primi punti e ve ne renderete conto. Punti realizzabili, punti fattibili e punti che servono al nostro paese per tornare a splendere. Quello che in questi anni purtroppo non ha potuto fare. Ma non voglio fare polemiche, voglio parlare e proporvi e chiedervi di sceglierci. Perché in questo momento credo che noi siamo l'unico progetto politico serio. L'unico progetto politico che non cerca di accaparrare la preferenza facendo vittimismi, come ascoltavo ieri sera, che sembrava una puntata di Candy Candy più che un comizio elettorale. Noi vi stiamo proponendo qualcosa di serio, qualcosa di realizzabile subito, e vi stiamo proponendo una squadra che non ragiona più nell'ottica di Cerrisaro, Tumaniaro e Casenovaro, ma ragiona nell'ottica di Decollaturese. E iniziamo a ragionare in quest'ottica, così iniziamo ad andare avanti. Un gruppo che ha la voglia di fare ripartire questo paese sin da subito. Un gruppo che vuole darvi delle risposte immediate con progetti seri, non tralasciando l'ordinario e andando oltre. E allora per questo noi vi chiediamo il 10 giugno di darci la fiducia, perché in questo momento abbiamo tutte le carte in regola per potervi amministrare come volete, trovare un sindaco che stia tra la gente, trovare un'amministrazione con cui si può parlare e dove non ci sono segreterie personali prima di parlare col primo cittadino. Allora queste cose le abbiamo già vissute in questi 6 anni e ora non le vogliamo vivere più. Noi siamo un gruppo del popolo che porta avanti progetti seri e innovativi, come è giusto che si debba fare nel 2018. Abbiamo i contatti giusti per portare avanti progetti seri in questo paese, perché anche noi abbiamo le nostre conoscenze che possono far sì che si possa realizzare finalmente qualcosa di concreto. E come elencava prima Mario Tomaino, dicendo che io sono stato presidente di Dell'Utri, presidente della Proloco, presidente non so di cosa, ma io mi sono preso questi impegni e ho fatto sempre qualcosa, iniziando e finendo, creando del movimento in questo paese e creando economia a decollatura. E questo me lo vanto. Bravo Gigi. Perché allora io sono fiero di poter dire: io per questo paese ho fatto 100 cose di cui a voi 99 non vi piacciono, ma 100 le ho fatte. E però poi non posso andare a confrontarmi con candidati che nel paese non hanno fatto mai un niente e che si prendono il diritto di esporre dei progetti così inutili che per Decollatura oggi non hanno assolutamente un senso, e sono irrispettosi, perché quando presenti un progetto elettorale devi pensare
che chi lo legge è un tuo ipotetico elettore e tu devi avere rispetto per quell'elettore. Perciò conviene di non dire più, di addì, contrapporre i progetti politici, perché se iniziamo a parlare di questi ragazzi dopo 2 minuti vi abbiamo già smontato, perché altrimenti stiamo a parlare di buche, di spazzatura e di lampioni. Ma credo che nessuna lista presente in questa tornata elettorale, se mai dovesse vincere, mi lo può confermare Mario Tomaino, questi servizi vi verranno dati assolutamente. E ma poi che cosa c'è dopo? Di cosa parliamo dopo? C'è un qualcosa in più di quello che si propone? No, non c'è qualcosa in più. C'è solo 4 fogli in uno e dei programmi che sono un po' più dettagliati negli altri, che dovrebbero avere e trovare la fiducia in voi elettori. Allora le cose io credo siano 2. Se si presentano determinati progetti politici vuol dire che si è sicuri di avere la vittoria in pugno e quindi vuol dire che voi elettori, per chi si presenta di fronte a voi, siete solamente dei numeri che devono andarvi a votare per qualcosa. Perché se una persona è rispettosa vi deve proporre qualcosa di serio affinché voi leggiate, ascoltiate quello che chi vi propone ha da dire e valutiate se dare la preferenza o no. Se si presentano degli scempi elettorali, allora a quel punto o non si vuole capire che il paese non ha bisogno di superficialità o si è sicuri di vincere, e non so questa sicurezza come e chi la dà a determinate persone. Noi umilmente siamo scesi in campo a proporre questa sera e le altre sere e le sere che verranno quello che noi abbiamo il piacere di realizzare a Decollatura, cercando di toccare i vari punti del nostro progetto politico e cercando di farvi capire che possiamo essere gli unici a realizzare quello che vi stiamo proponendo e a realizzarlo in modo diverso. Perché abbiamo le capacità, siamo ragazzi giovani, l'esperienza di una persona che ha fatto il sindaco per tanti anni, e quindi questa sinergia che si è creata tra di noi è la carta vincente per far ripartire nel migliore dei modi Decollatura, e di questo ve ne dovete prenderne coscienza, perché oggi è decisivo il vostro voto. E io credo che bisogna dare, si parlava di cambiamento, ecco, bisogna darlo questo cambiamento, e noi questo cambiamento ve lo stiamo proponendo dandovi la possibilità di resettare tutto, di resettare anche uno dei problemi più seri che c'è al comune, che è la gestione, di assumerci le responsabilità sin da subito sindaco e vice sindaco e finalmente creare un clima di serenità all'interno del comune di Decollatura. Perché se voi cittadini vedete un'amministrazione seria e compatta che lavora in sinergia con dei dipendenti comunali in modo perfetto, trovate la serenità quando andate nella casa comunale, e allora così dobbiamo ripartire. E noi vogliamo fare ripartire Decollatura proprio così. Abbiamo anche noi il candidato di Cerrisi, che è Simone Maruca, che fa parte del comitato festa di Cerrisi, che saluto, visto che c'era Francesco prima. Ed è ovvio ed è naturale che chi vince non deve abbandonare le frazioni, ma anzi le deve potenziare. Per questo prima vi parlavo del paese albergo, perché la peculiarità di Cerrisi non è sempre dire l'agricoltura,
ma è questa fantastica location che porta a pensare a una possibile creazione di un albergo diffuso. Ma capisco che questo lo posso pensare io, perché a me piace girare ogni tanto e non rimanere a Decollatura. Ma è ovvio che chi rimane stabile a Decollatura pensa a Cerrisi e la mette vicino a Agricoltura. Iniziamo a pensare anche altro e iniziamo a ragionare in modo diverso, proiettato al futuro, perché Decollatura ha le forze di diventare nuovamente un fiore all'occhiello. Decollatura deve avere la forza di far tornare ad ognuno di voi la voglia di essere orgogliosi di essere decollaturesi. E gli altri paesi devono passare da Decollatura, che oggi è diventato un paese solo ed esclusivamente di passaggio e non più un paese dove si ci viene con piacere. E questo noi possiamo farlo realizzando progetti seri, lavorando con una prospettiva, pensando al futuro e dando al paese degli eventi seri, concreti per la crescita e la rinascita di questo comune. Dare possibilità alle attività del nostro paese di lavorare, perché l'ho detto alla presentazione e lo ripeto già al comizio: chi investe a Decollatura deve essere premiato e un'amministrazione comunale deve premiare tutte le attività del paese dando loro delle risposte concrete. Adesso io passo la parola a Mario e vi ringrazio perché siete sempre numerosi e vi invito a pensare a queste parole e vi invito a essere decisi. E se mai, ipotizzo mai, il 10 giugno avete difficoltà a scegliere il nostro gruppo politico, che sono questi ragazzi, perché purtroppo avete qualche riconoscenza da portare avanti verso altri, nel segreto dell'urna fregatevene e votateci. Perché noi non vi promettiamo nulla e non vi possiamo dare nulla. Perché noi la mattina c'è chi si alza presto e va a lavorare, c'è chi si guadagna il pane nel modo migliore e non può promettervi assolutamente niente. Quindi se aspettate promesse da parte nostra lavorative, sognatevele, non ve le possiamo dare. Noi vi possiamo far ripartire il paese affinché poi tutto nasca naturale. E allora nel segreto dell'urna dovete votarci, perché oggi siamo l'unica espressione seria in questa tornata elettorale. Passo la parola a Mario. Buonasera a tutti. Parlare dopo Gigi è diventato difficile. E è difficile perché è sempre capitato. Anche Cimabue si sentiva un grande pittore, ma poi venne Giotto e finì tutto. Ma io sono contento di questo. Sono contento e ho apprezzato molto il discorso di Gigi. Ho apprezzato la forza d'animo, la voglia di andare ad amministrare il comune, perché ci vuole davvero forza d'animo e voglia per amministrare il comune. E vedere un giovane che ha questa voglia e anche l'umiltà di apprendere, di studiare, di impegnarsi, mi fa capire che Gigi sarà un grande sindaco per questo paese. E io sono orgoglioso di essere nella lista insieme con lui a cercare di sostenerlo. Dicevo in un altro intervento che affiancherò, ma me ne posso già andare io, se la squadra è già pronta. Questo bisogna dirlo.
Gigi ha avuto la bontà negli interventi precedenti di dire sempre, di dire che c'ero io, la mia esperienza. È stato gentilissimo nei miei confronti, lo ringrazio. Ma questa squadra è già pronta per amministrare il comune, perché ha onestà, capacità, buonsenso e voglia di fare bene. Al contrario di altri, non hanno nessuno di loro la mentalità dell'imbroglio. Ecco perché questa squadra è già pronta per amministrare. Perché sapendo leggere bene, avendo studiato, essendo tutti giovani preparati, possono leggere tranquillamente e apprendere, come ho appreso io dagli altri amministratori, e qui ne vedo qualcuno, fra quelli quando io ero un ragazzo, che sono entrato, avevo meno anni di Gigi, io apprendevo da questi. E Gigi sta facendo la stessa cosa. Io voglio chiarire alcune cose delle premesse, non parlo più di programmi perché ormai si è specializzato Gigi. Dovevo parlare io dei programmi che conoscevo la macchina amministrativa, adesso ne parla Gigi. E beh, di questa cosa non me ne occupo. Voglio sbrigare alcune praticucce questa sera perché bisogna sbrigarle delle pratiche. Noi non abbiamo niente contro i candidati sindaci, noi non abbiamo niente contro tutti i candidati di tutte le liste. Siamo in uno stato, c'era una pubblicità una volta, il Teati, la forza dei nervi distesi. Noi abbiamo la forza dei nervi distesi perché siamo in uno stato di calma, noi, io e questi giovani, di calma, di consapevolezza, di avere proposto il programma più completo e più articolato e più adatto a questo paese. Non abbiamo fatto un temuccio, abbiamo questa consapevolezza, abbiamo l'onestà di essere capaci di portare avanti questa cosa e lo diciamo. Noi non abbiamo criticato nessuno, noi facciamo politica, non facciamo le femminucce, mi scusino le donne, ma o i ragazzetti piagnucolosi. Mi hanno attaccato. È normale che qualcuno dica che quello che è scritto qua è una sciocchezza o che lo condivide. Attaccare su queste cose è normale, è un attacco violento, anche se noi avessimo scritto una sciocchezza o se avessimo, o ironizzare se noi avessimo commesso qualche errore di grammatica, è normale in una competizione elettorale. Nelle competizioni del calcio, il calcio è maschio, il calcio non è per chi vuole stare col piede indietro. La politica si deve parlare chiaro, quindi noi non abbiamo niente, non abbiamo attaccato nessuno personalmente, non abbiamo parlato degli affari personali di nessuno e non ne parliamo, perché gli affari personali appartengono alle persone, così come gli affari personali miei e dei candidati della nostra lista appartengono a me e ai candidati della nostra lista. Però certe cose le dobbiamo dire con forza. Se noi diciamo, è stato detto in paese e mi risulta che è stata informata anche la prefettura di Catanzaro e l'arma dei carabinieri, del modo come sono state fatte certe candidature, del modo come sono state richieste certe candidature, è chiaro che bisogna dirlo. Questi sono reati che sono stati commessi ed Arma dei Carabinieri dovrebbe fare indagine su queste cose. È chiaro che io dico che da capolista della lista Rinascita con la Tura, persona di assoluta onestà, persona che è stata candidata nella mia lista e posso garantire sulla sua onestà intellettuale e onestà su tutto. Io non ho niente contro questa persona,
perché la devo sempre ringraziare perché si è candidata insieme con me. O deve ringraziare me perché sono stato il migliore degli allenatori, che gli ho fatto fare l'exploit dei 110 voti per come è stato scritto sulla Gazzetta. Quindi io non ho niente contro questa persona, ma questa persona deve rispondere a questa domanda. Non può dire noi non rispondiamo agli attacchi, perché se non risponde a Mario Tomaino, Mario Tomaino, candidato Mario Tomaino, o ha ragione ed è indegna la capolista della lista Angela Brigante, se ha ragione Mario Tomaino, oppure Mario Tomaino è un calunniatore ed è indegno di entrare in Consiglio Comunale. Questo dubbio prima di venerdì prossimo deve essere chiarito, e glielo chiederò in tutte le piazze e anche su internet, e glielo scriverò su Web Oggi e su tutti i giornali online. Questo non è pettegolezzo. Chiedere alla candidata Brigante che cosa l'ha indotta a cambiare idea rispetto al programma che abbiamo presentato insieme. Questo programma è al 95% lo stesso programma che avevo scritto io nel 2016. La candidata Brigante deve spiegare, quando noi abbiamo detto che c'era un'emergenza in comune, ed è la gestione, la dirigenza del comune. Bisogna andare in comune per azzerare quella dirigenza, perché i danni sono immensi, oltre alla spesa dei 12.000 euro. Se noi eravamo d'accordo e lei era più ostinata di me, che mi accusava di avere in fondo un'amicizia verso questa dirigente, oggi mi deve spiegare politicamente, non voglio sapere il pettegolezzo, sulla base di quale discorso politico o amministrativo ha cambiato idea. Perché se no io penso che le chiacchiere popolari che dietro un candidato della lista della candidata Brigante ci sono i quattro che hanno fatto cadere l'amministrazione. Chiedere questo non è pettegolezzo. Chiedere questo è la chiarezza. Ci sono delle cose che rispetto a questo programma, al programma del 2016, ha cambiato idea. Sullo SPRAR, che io nei comizi ho definito un verminaio, è un groviglio di interessi, mi deve dire che cosa le ha fatto cambiare idea. Quale discorso politico? Di che cosa è venuta a conoscenza? Se no, pensiamo la stessa cosa di cui al punto di sopra, al punto primo. Allora, queste cose si devono chiedere, così come il professore Musolino deve spiegare il suo ruolo nella caduta di Anna Maria Cardamone. Lui è stato nominato assessore come garante dei quattro rivoltosi. Non ha fatto niente per evitare la caduta del sindaco Cardamone. Io e Gigi abbiamo cercato insieme con Angelo Godino di non fare cadere l'amministrazione per senso di responsabilità. Lui, il garante, è stato lì e non ha fatto niente. Lo deve spiegare il suo ruolo. Aveva accettato un ruolo per cercare di garantire il prosieguo dell'amministrazione. Il Partito Democratico, i dirigenti del Partito Democratico devono spiegare, anche quelli che sono nella lista, devono spiegare perché non hanno fatto niente per evitare la caduta di Anna Maria Cardamone. Noi non avevamo problemi a mantenere ancora Anna Maria Cardamone e non ci avrebbe fatto ombra, anzi ci avrebbe fatto piacere se Anna Maria Cardamone avesse ottenuto una candidatura vincente alla Camera, perché al nemico che fugge ponti di oro
e poi sarebbe stata sempre utile per decodatura. Loro si sono preoccupati invece, mi viene un sospetto, di tagliarle l'erba sotto i piedi al sindaco dello stesso partito. Queste cose le devono spiegare, chiedere queste spiegazioni al professore Musolino e ai dirigenti del PD che sono nella lista. È pettegolezzo, è chiarezza politica, lo devono dire. Allora c'è stata una volontà di annullare un'amministrazione popolare. La democrazia che a livello nazionale viene infranta, e qui è stata infranta pure la democrazia. Io avevo perduto e dovevo fare minoranza. Gigi aveva perduto e doveva fare minoranza. Ma Anna Maria Cardamone aveva diritto ad amministrare. Non gli è stato permesso. Oggi le stesse persone che in quattro nella giunta comunale, quindi potevano comandare tutto, chi ha fatto parte delle giunte comunali lo sa, che quattro assessori il sindaco lo mettono KO come vogliono, incapaci di fare gli assessori per la loro incapacità e per i loro interessi, hanno fatto cadere la Cardamone. La stessa cosa faranno poi in futuro se voi non state attenti e date il voto a noi. Quindi queste sono domande che noi rivolgiamo, ne rivolgeremo altre. Questa sera non mi posso dilungare, voglio solo dire una cosa, che con noi abbiamo raggiunto, abbiamo discusso con tutti i partiti, abbiamo parlato con tutti, abbiamo cercato di creare un'amministrazione con una maggioranza ampia. Abbiamo discusso anche con il Partito Democratico, ecco perché non abbiamo niente con nessuno. Se noi abbiamo cercato di allearci con le persone, se noi abbiamo cercato anche di allearci, di creare una maggioranza ampia con Angela Brigante, figuratevi se abbiamo qualche cosa contro di lei come persona. Non abbiamo niente contro di lei come persona, né abbiamo niente contro certi personaggi che sono vicini. Ci dà solo fastidio un poco, ma poco, neanche molto, perché tanto io personalmente li ho degnati sempre a questi personaggi. Contro di me hanno sempre perso e perderanno questa volta anche. Quindi non mi interessano questi personaggi che si sentono, hanno un potere economico. A me non mi interessa di soldi, non mi è interessato rubare, non mi è interessato niente. Non mi interessa i soldi, solo quelli che bastano per la vita normale. Non mi serve di accumularli. Ho altri valori, ho fatto scelta di vita. Qualcuno dirà che sono stato un pazzo, un sognatore, ma possono dire quello che vogliono, non mi interessa di dire quello che vogliono, sono un personaggio pubblico e quindi possono parlare di me. Noi non abbiamo niente contro queste persone, abbiamo discusso con tutti, non siamo riusciti a creare questa amministrazione con una maggioranza ampia. La maggioranza ampia era necessaria per avere una forza interna per amministrare per bene, per mettere insieme le energie migliori del paese e per poter affrontare le sfide all'esterno. Quando c'è stata una maggioranza forte, tipo l'amministrazione guidata da me, non forte perché avevo tutte quelle spinte esterne, che voi sapete di quante denunce mi sono state fatte, dalle quali sono uscito brillantemente negli anni passati e anche recentemente ho finito, sono state sui giornali. Quando c'è stata una maggioranza forte, abbiamo realizzato la Fiera della Montagna, abbiamo realizzato il liceo. Mo sento che un candidato rivendica la storia di avere redatto lui, di aver individuato lui la zona. Ma se non arrivava Mario Perri, quando si faceva questo liceo? Ma scherziamo! Se non c'era insieme
con me Giacomo Muraca, presidente della comunità montana, quando sono andato da Traversa, da Michele Traversa, come uno scolaretto, quando ci siamo assunti la responsabilità, invece di aspettare un esproprio fra 10 anni, come consiglieri, di acquistare il terreno. E abbiamo acquistato anche il terreno retrostante. Adesso arriva che dobbiamo fare, finanziare il resto, perché il terreno c'è. È certo, siamo stati lungimiranti, mica ne abbiamo comprate lo stretto necessario, abbiamo comprato tutto il pezzo di terreno di Aldo Bonacci, pensando al futuro, al progresso. Questa è la cosa, una maggioranza forte ci vuole, politicamente, una maggioranza ampia sarebbe stato il massimo per affrontare le sfide, le sfide con gli altri paesi, perché altrimenti sindaci di microcomuni, che fra l'altro mi risulta che c'è un sindaco di un microcomune che viene qua a fare lezioni di politica ad una lista, è venuto a fare lezioni di politica, madonna, non gli dico quello che combina lui nel suo comune perché non fa parte di questa cosa, va bene, glielo dirò personalmente quando lo incontro. Sindaci di microcomuni stanno a decidere i finanziamenti. Quella storia delle aree interne non è che è una grande cosa, che tutti quei milioni di euro sono milioni di euro di Renzi, però quei 4 soldi che ci sono li gestiscono sindaci, decidono i sindaci di comuni che rispetto a noi non hanno alcun titolo. Hanno destinato somme che dovevano essere spese per le scuole tra decodature e soveria per creare una fotocopia delle scuole, delle nostre scuole nella zona del Saputo. Dobbiamo vincere noi, dovete dare a noi la forza, perché poi lo sentiranno questo sindaco urlare nelle riunioni, andrà a difendere queste cose e io sarò insieme con lui a portargli la borsa. Oggi è fondamentale votare per questa lista, non perché siamo i più belli, non perché siamo i più simpatici, non perché siamo i più competenti, siamo gli unici che vogliamo cambiare questa situazione, siamo gli unici che abbiamo studiato le soluzioni, noi siamo in grado di risolvere il problema finanziario del comune, perché sappiamo che cosa bisogna fare. Noi sappiamo immediatamente, il primo giorno, se alle 11 si insedia il sindaco, a mezzogiorno già siamo operativi. Gli altri dovranno studiare. Gli altri, ho sentito dire da alcuni candidati, ma noi dobbiamo andare a vedere le carte. Dobbiamo andare a vedere le carte, poi dopo diremo quello che potremo fare, dopo che studieremo le carte. Me lo diceva l'altra sera a Gesariello il buon Maletta, questa cosa. Dobbiamo studiare. E com'è possibile? Io ero consigliere di minoranza, Gigi era consigliere di minoranza, la capolista di quella lista era consigliere di minoranza. Noi l'abbiamo capita la situazione dei no. O forse è rimasta senza tutor e non riesce ad andare avanti. Allora, devo chiarire, sbrigare un'altra prati, cuccia, subito. Noi abbiamo con noi il partito del popolo della famiglia. Noi abbiamo discusso con tutti, con nessuno di questi gruppi siamo riusciti a raggiungere un accordo. L'accordo lo abbiamo fatto, i due movimenti, Paese Mio e Decodatura Emoziona, con il popolo della famiglia, perché il popolo della famiglia, che non è il Movimento per la Vita, ha un programma molto articolato e molto interessante e ha valori etici che quasi tutti i decodaturesi
condividono e ha tanti punti programmatici importanti. Noi con il Partito del Popolo e della Famiglia e con Angela Ciconti, che è qua presente, che poi prego di prendere la parola, mi permetti Gigi, ho preso i comandi, e di dire qualche parola, abbiamo raggiunto un accordo per quanto riguarda, siccome loro hanno una particolare attenzione per i problemi della sanità e degli anziani che hanno bisogno di cure, per portare ad attenzione nazionale attraverso la visibilità che ci può dare ai nostri, non per un gatto suo, ma per quello che può fare per portare ad attenzione nazionale il problema dell'ospedale di Soveria. Quindi noi abbiamo questo accordo, principalmente su questo punto, con il Popolo della Famiglia. Noi siamo orgogliosi di aver fatto questo accordo, abbiamo pregato Angela Ciconte, noi, di essere presente nella lista, perché se si fa un accordo con un partito si pretende, una volta almeno le regole della politica erano queste, si pretende la rappresentanza, non si pretende solo l'appoggio. E quindi siamo orgogliosi e lo siamo anche oggi orgogliosi. Siamo contenti che la polemica che c'era in paese è cessata, perché il clima deve essere cordiale. Sappiamo bene, perché viviamo in questo paese, chi ci ha soffiato sopra, e con noi nessuno riesce a nascondersi. Chi ci ha soffiato sopra l'abbiamo individuato bene su questa polemica. E poi tutte le persone che hanno mandato fiori e biglietti di auguri per i candidati donna di altre liste. Ma perché? La signora Ciconte non meritava la solidarietà in quella polemica. Noi non ne abbiamo espresso, perché noi fra un candidato donna e un candidato uomo non facciamo nessuna differenza. Ho finito, devo solo dire una cosa. Il voto deve essere libero questa volta. Chi è stato abituato a chiedere il voto, ma mi devi votare M maiuscolo ad esempio punto Perri o altri segni di distinzione, lo deve sapere che i nostri rappresentanti di lista saranno vigili, e saranno vigili anche per quanto riguarda l'uso dei telefonini per fotografare queste cose. Quindi li avvisiamo, siccome sono i soliti noti che si distinguono in queste cose. Si distinguono per le promesse. Io ho dovuto chiedere scusa a qualche persona quando ho avuto qualcuno che ha fatto qualche promessa che era nella mia lista. Quando io l'ho saputo sono andato e ho chiesto scusa. Ma noi non permetteremo di falsare il risultato elettorale, non permetteremo ai decodaturesti di avere un'amministrazione efficiente, perché ci sono persone che ritengono di poter ricattare gli elettori. Io nelle case, e sono esposto al rischio perché ho bisogno di preferenze pure io non ci vado, e penso di aver fatto anche tanto per i decodaturesti, o anzi molto di più, ho fatto anche molto di più per qualcuno che è stato costretto a candidarsi. Io non gli ho chiesto niente, non sono andato a chiedergli non candidarti con quella lista perché ricordati che io ti avevo fatto un favore in precedenza, non mi è interessato, a noi non ci interessa, noi vinciamo per la forza d'animo e per l'onestà di tutti noi. Bene, Mario Perri si è fatto un problema perché ha parlato dopo Gigi, io me ne faccio due perché parlo dopo Gigi e dopo Mario, quindi
Allora, se sono qua oggi è perché ho sempre lottato per la giustizia e per difendere i più deboli. E se sono dentro a questo movimento, se ho deciso di scendere in campo in politica perché non mi ero mai interessata di politica, è proprio perché il nostro movimento, il Popolo della Famiglia, mette al centro la persona, guardando la persona come soggetto da curare e non come oggetto da usare. Il Popolo della Famiglia ha una prerogativa, quella di difendere principi non negoziabili, quei principi che non si possono comprare con i soldi. Ripeto, mettendo al centro la persona e il bene della persona. E oggi sono felice di aver incontrato delle persone, una lista, che hanno avuto il coraggio di metterci la faccia e insieme a me difendere questi principi, mentre altri, codardi, per paura di perdere consensi, non lo hanno fatto. Ma noi del Popolo della Famiglia non abbiamo paura di perdere consensi, perché noi non vogliamo dei voti di persone che non capiscono che la cosa più importante è difendere la persona. Il nostro movimento appunto sta dalla parte dei più deboli, dei bambini, degli anziani, dei malati, ed è su questo che si incentrerà il nostro programma, proprio per difendere le categorie più deboli. E se non si mette al centro la persona, guardando in ogni persona come se fossero nostro fratello, nostro padre, nostra madre, nostra sorella, come possiamo pensare di poter fare il bene di quella persona? Se noi dietro quella persona vediamo una poltrona, o vediamo di usare quella persona per raggiungere i nostri scopi, per avere quei voti che ci portino a quella poltrona, come pensiamo di poterla guardare quella persona con una dignità umana, per poi quando saremo in quel comune a fare le scelte per il bene di quella persona, a garantire a quella persona una vita degna di essere vissuta? Ho sentito comizi in cui si fanno, si pensano, si strutturano interventi sul territorio e nel territorio. Belle cose, nobili cose. Anche noi faremo queste cose, certamente partendo dalla centralità della persona, perché se in un paese non ci sono le persone, non si possono nemmeno fare le azioni per supportare quelle persone. Noi guarderemo prima che, come ho sentito dire in questi giorni, le buche e quant'altro, noi guarderemo le difficoltà economiche delle persone. Cercheremo di creare appunto, come diceva prima Luigi, quella sinergia per attivare quel meccanismo virtuoso per partire in un'economia che faccia ripartire il mondo del lavoro. Noi guardiamo la salute della persona ed è per quello che ci stiamo concentrando sul fatto che l'ospedale di Soveria Mannelli e anche qua in Decollatura ci siano dei locali dove le persone vengano curate dal concepimento alla morte naturale. Quando mia madre era malata in fase terminale sono stati spesi dei soldi, tanti soldi dall'ospedale, dalla sanità, per poterla portare ad una nascita al cielo in forma dignitosa. Ma con la nuova mentalità mondialista tutto questo finirà, perché nel momento in cui noi diventeremo un costo per la nazione o per il comune, quei fondi non verranno più dei
In questo momento nella storia italiana forse è successo qualcosa che non tutti siamo riusciti a mettere a fuoco. È successo che non c'è più destra-sinistra, ma c'è alto-basso, c'è caste e c'è popolo, c'è vita e c'è morte, c'è verità e c'è menzogna. Questa è la nuova battaglia antropologica su cui dobbiamo concentrarci. E anche ora che a decollatura bisognerà votare, bisognerà tenere ben chiaro. Stiamo dando un voto che in realtà è il film di quello che noi immaginiamo, che non ha niente a che vedere con la concretezza e la realtà di quello che sta avvenendo. Noi difendiamo la famiglia con la stessa passione con cui mio marito ha difeso me. E questo è l'esempio di quello che serve la famiglia. La famiglia serve a difendere, serve a tutelare. E se non lo facciamo tra di noi, lo Stato non ci difende e non ci tutela. È per questo che lo Stato vuole distruggere la famiglia. Perché una volta che ha distrutto la famiglia, ci rende vulnerabili e dominabili. Per concludere, io penso che Decollatura meriti di più. Penso che meriti di più di quello che è stata finora, cioè sgovernata. Penso che meriti di più della cattiva amministrazione e dei veti incrociati che hanno fatto sì che Decollatura è arrivata alla paralisi. Penso che meriti di più dei cattivi esempi di pettegolezzi. Perché penso che Decollatura meriti la verità. E quei pettegolezzi che sono stati messi in giro, almeno vi parlo per la mia persona, sono stati messi in giro per il prurito di quella persona o di quelle persone che hanno inventato proprio delle vere menzogne, perché altrimenti chiedo di portare le prove, e io posso dirlo, le prove non ci sono, perché sono menzogne, dando in pasto all'opinione pubblica delle merite bagianate. Ora, Decollatura merita di più di questo, bisogna fare un salto di qualità, diventare seri, e invece di pensare degli affari altrui, che non si conoscono, bisogna pensare degli affari del proprio paese e farlo crescere. Solo così si può fare un ottimo lavoro. Noi ci siamo per far crescere il paese. Poi, in effetti, non sono l'unica, ho sentito parlare male di tutti i candidati. C'è il grillo parlante, quello che ne sa più di tutti, che sa vita, morte e miracoli. Normalmente cose brutte, mai cose belle. Allora io vi dico, qualcuno più bravo di me e più intelligente di me ha detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E queste persone che si divertono tanto a parlare male degli altri hanno forse una vita migliore di quelli che criticano? Io non lo so e non ci perdo manco tempo a guardarlo. So che la mia vita non è come è stata descritta. Decollatura merita di più di una politica distorta. Finisco, concludo dicendo che sono nella lista unica, mettendo al suo servizio la mia esperienza, mettendo al servizio quel poco di capacità che ho, perché amo Decollatura e probabilmente ho un valore aggiunto. E il mio valore aggiunto è quello di poter portare nuove idee proposte, perché sono al di fuori di dinamiche interne e di compromessi. Io sono libera da tutto questo. Quindi veramente possiamo, insieme alla mia squadra, fare un nuovo modo di fare politica. Io rappresento all'interno della lista unica quel sale che farà gustosa la minestra, perché unirà gli ingredienti esaltandone il sapore. Viva Decollatura! Ok, brava Angela, noi speriamo di non dover spiegare più questo discorso del popolo e della famiglia, così evitiamo di fare polemiche. Abbiamo spiegato il perché dei loghi in lista già a San Bernardo, spiegando che se avessero aderito anche altri gruppi noi avremmo fatto in modo di inserire il logo di ogni gruppo, perché il nostro interesse era creare un progetto di lista unica. E quindi eravamo pronti anche ad avere l'attacco. Certamente, caro Mario Tomaino, tu che mi accusi di far parte di gruppi di Galati, eccetera, eccetera, dovresti ricordare, prima di concludere,
che c'è una lista schierata col PD e un candidato sindaco schierato con l'UDC. La Democrazia Cristiana, e all'interno di questa lista, caro Mario Tomaino, ci sono candidati di estrema sinistra. Però loro il coraggio di mettere i loghi non ce l'hanno avuto, caro Mario, e stanno nascondendo al popolo decollaturese. Si stanno proponendo come lista civica. Siamo tutte e quattro liste civiche, quindi evitiamo questi discorsi politici a livello nazionale, perché questa candidata sindaco è stata candidata anche alla provincia portata dall'UDC. E io vorrei sapere come mai i candidati di Cerrisi, di estrema sinistra, sostengono un sindaco della Democrazia Cristiana. Quale interesse c'è dietro? E voglio che la candidata Angela Brigante ci spieghi. Non stiamo accusando lei a livello personale, ma vogliamo capire quali interessi ci sono dietro questa lista, perché se vogliamo far ripartire Decollatura dobbiamo finirla con questo schifo. Il voto è libero, non è una promessa di lavoro, non sono 50 euro, non sono posti allo SPRAR. Il voto deve essere libero per voi cittadini, e noi liberamente vi chiediamo di sostenerci e di darci la fiducia, perché abbiamo la forza di portare avanti questo paese e di andare a trattare con altri sindaci della zona. Perché a noi non ci interessa la fascia e dire sono sindaco di Decollatura, ma a noi ci interessa portare avanti questo paese, che sino ad ora ha avuto un unico sindaco che è una dirigente comunale. Grazie e buona serata.